E un caro grande saluto a tutti gli amici di Sala Giochi 1980. Sono Alex e siamo ancora qui una volta ai nostri ormai famosissimi tutorial per i nostri emulatori, insomma per gli emulatori dei nostri home computer e console preferiti. Questa sera facciamo un tutorial appunto per quanto riguarda l'Atari ST, che è un 16 bit che è uscito, il diretto concorrente appunto dell'Amiga, del Commodore Amiga. Sempre negli stessi anni, insomma, era presente. Allora, questo stasera facciamo il tutorial appunto per l'emulatore che si chiama Atari, Atari con la H così, capito? Allora, vi dico subito che è un emulatore molto semplice. Adesso vi faccio vedere. Intanto, qua c'è, vedete, c'è la pagina. Vi faccio vedere un attimo. Ci sono due o tre cose da scaricare che ve le faccio vedere. Ve le metto, scusate, nei commenti appunto del video. E quindi, allora, bisogna andare prima di tutto nel sito appunto dell'Atari, vedete, dell'emulatore. Lo andiamo, eccolo qua il link, e poi ve lo metto giù nei commenti, nella descrizione del video. Allora, scarichiamo la versione, appunto, prendiamo quella, vedete, ve la faccio vedere appunto in questo caso noi lo stiamo facendo per Windows 10, ma funziona anche con 7, con 8, con XP, non vi preoccupate, insomma, a 64 bit funziona, non ci sono problemi, anche con XP a 32 bit. Allora, dobbiamo scaricare appunto questo file, è semplicissimo, facciamo ok, adesso non so la connessione stasera se mi aiuterà perché sto facendo 7 cose contemporaneamente. E andiamo a scaricarlo, appunto, facciamo salva. Io adesso non lo faccio perché chiaramente ce l'ho già salvato. Comunque basta fare salva il file e creerà una cartella zip nel desktop che poi andremo a decomprimere là. Allora, la seconda cosa è andare in quest'altro sito per scaricare appunto il TOS. Il TOS è un po' TOS, scritto così, praticamente è un po' come la Kickstart per il Kickstart per l'Amiga. Insomma, contiene una serie di istruzioni che servono a far funzionare l'emulatore. Ecco qua, io vi faccio vedere quale scaricare, quella versione appunto in italiano. Adesso io non la scarico, adesso vi faccio vedere, insomma, comunque sia, è un file compresso che poi vedremo insieme nel desktop che va a finire. Ok, terza cosa, andiamo su emuparadise.me e andiamo a scaricare un gioco. In questo caso noi facciamo una prova con il mitico Cabal. Cabal, insomma, un gioco che non c'ha bisogno di presentazioni. Si va lì e si scarica. Vi metto anche questo, il link nella scheda, insomma, nelle descrizioni, e scarichiamo anche il gioco. Possiamo chiudere internet perché a questo punto abbiamo tranquillamente fatto. Allora, decomprimiamo il file Atari appena scaricato e ci troviamo nella schermata appunto dell'Atari, vedete, 2.0 in questo caso, che era quello che avevo scaricato io. Forse è uscita anche un'altra versione, non lo so. Adesso io comunque vi ho fatto vedere per la versione 2.0, se non sbaglio. Allora, comunque, a parte questo, vedete, ci troviamo tutte quante le varie cose. Qua è l'eseguibile, sotto quello evidenziato, vedete, questo è l'eseguibile, sotto è evidenziato praticamente il TOS che io l'ho preso e l'ho decompresso e l'ho messo nella stessa cartella appunto dell'emulatore. Allora, apriamo l'emulatore e ecco qua la schermata. Facciamo praticamente tocchiamo il tasto F12, il tasto funzione 12, e andiamo a fare due o tre settaggi. La prima cosa, adesso vi faccio vedere, ci sono determinate impostazioni da fare. Vedete qua c'è il TOS, praticamente basta fare browse. Lo scegliamo, in questo caso è il TOS appunto in italiano questo, lo indichiamo semplicemente cliccandolo. Vedete, sopra infatti ci metterà già la scritta ok, e torniamo nel back to main menu. Torniamo al menu principale, andiamo a settare un attimo il joystick. Adesso io per questa prova setterò con la O, setterò il per giocare con la tastiera. Use keyboard, facciamo define key, define come cazzi cosa dice, poi niente, schiacciamo up, down, left, right e il fuoco, quindi il tasto fuoco. Back to main menu, e a questo punto ci manca solo l'ultima cosa, bisogna andare a inserire il floppy disk, in questo caso del gioco appunto Cabal. Eccolo qua, facciamo così. Adesso io ho fatto una cartella dentro l'emulatore, ho fatto una cartella che si chiama ROMS, appunto, che l'ho inserita nella cartella di Atari. Adesso infatti faccio up, eccole qua, ROMS, e andiamo a cercare Cabal, eccola qua, STX Cabal,
Le estensioni, c'è cioè STX, vedete, in questo caso, oppure ci sono anche altre estensioni, comunque adesso non è un problema. Questa vediamo la dobbiamo scusate, selezionare, facciamo Bake to Main menu e poi facciamo Reset Machine e diamo l'ok. Appena parte la schermata appunto dell'emulatore, io premo il tasto spazio e parte l'emulazione senza nessun problema. Eccola qua. Ocean. Scusate. Adesso chiaramente mentre sto a registrare in diretta la gola mi si è un po' la raucedine, eccolo qua, il buon Cabal, vedete F1, adesso è passato comunque F1 per un giocatore, F2 per due se non sbaglio, basta premere il tasto semplicemente e possiamo addirittura andare subito a giocare senza alcun problema perché abbiamo già settato anche il joystick, quindi i tasti in questo caso e quindi non dobbiamo far altro che premere il tasto F1 e prepararci alla partita. Eccolo qua, level 1, si può ingrandire lo schermo, potremmo fare quello che ci pare, possiamo emulare diversi tipi di macchina, insomma dell'Atari ST che ne sono uscite diverse, possiamo cambiare TOS, possiamo fare tante cose, vedete il gioco, eccolo qua, la conversione poi l'abbiamo fatta anche in un Let's Compare di qualche tempo fa, appunto di Cabal, aveva fatto vedere anche la versione appunto per Atari ST. Diciamo che l'emulatore è tutto qua, non c'è bisogno di fare altri settaggi, possiamo tranquillamente giocare, vedete adesso col tasto fuoco si spara, tirando verso indietro e premendo il tasto si tira la bomba, che era una cosa un po' scomoda come per i giochi dell'Amiga che c'era un solo tasto, però diciamo che possiamo sbizzarrirci e provare magari qualche gioco che sapevamo che era uscita una conversione per Atari ST all'epoca, ma l'Atari ST magari non ce l'avevamo, come me per esempio che ci ho avuto come 16 bit. Un computer ci ho avuto l'Amiga, eccolo qua. Chiudo, lui ti dice guarda che non salvo, quindi ti dice insomma che non verranno salvate le varie cose. Allora, niente, ragazzi, questo appunto, come ho detto, è l'emulatore per Atari ST che si chiama Atari con l'H, Atari, quindi che è un po' giapponese, diciamo. Niente, non so se avete qualche dubbio, problema, perplessità, mi scrivete nei commenti sulla pagina dove volete e vi risponderò con molto piacere. Spero di esservi stato utile. Come sempre, dico io, è sempre un grande, grande piacere. Quindi da Alex, anche per stasera è tutto. Ciao!